la rubrica dell'Eco dello Ionio, interamente dedicata al mondo del benessere e ai suoi protagonisti. Oggi parleremo di apnee ostruttive del sonno, meglio conosciute anche come apnee notturne. Spiegheremo che cosa sono, quali sono le cause e come affrontare questo disturbo. L'idea di affrontare questa puntata ci è stata data uh, dalla signora Caterina che la scorsa settimana ha commentato il video della puntata scorsa per l'appunto indicando questo argomento come possibile argomento da trattare durante la trasmissione. Vi invito pertanto a seguire l'esempio della signora Caterina e a suggerirci altre possibili... Uh, altri possibili argomenti da trattare nelle prossime puntate. Durante questa puntata, appunto, uh, parleremo delle apnee notturne. Lo faremo nella prima parte con un'apne omologa e nella seconda parte con una nutrizionista. Questo perché anche il cibo influenza quello che è il sonno e la corretta respirazione, poiché appunto questa sindrome prevede una, uh, un risveglio continuo durante la notte causato proprio da un'interruzione uh, un della respirazione. Ma uh, per affrontare bene questo argomento passo subito a presentarvi la nostra prima ospite che vedo collegata. Allora, la dottoressa Maria Grazia de Rosis. Laureata e specializzata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è una pneumologa da circa 15 anni e dirige i suoi studi medici cardiopolmonari insieme al marito, dottor Nasso. Gli studi medici sono presenti a Corigliano Calabro, Polistena, Bari e Roma. Si occupa di tutte le patologie polmonari, in particolar modo proprio delle apnee del sonno avvalendosi di strumenti diagnostici completi che effettuano non solo la registrazione di eventi polmonari ma anche cardiologici. Buon pomeriggio dottoressa e grazie per aver accettato il nostro invito. Ehm, ci deve essere un piccolo problema perché io non sento la dottoressa. Cerchiamo subito di risolvere questo problema tecnico e vediamo di recuperare il prima possibile anche l'audio perché di vedere la vediamo benissimo. Ok, proviamo un attimo a ricontattare la dottoressa per eh, cercare di avere appunto anche la connessione dell'audio, in modo tale da poter ascoltare quelle che sono le sue... Eh, il suo intervento in merito appunto alle, alle apnee ostruttive del sonno. Con la dottoressa parleremo appunto di questa patologia, cercheremo di capire quali sono le conseguenze se questa eh, patologia non viene curata e anche quali rimedi esistono. Allora vedo di nuovo collegata la dottoressa, speriamo che eh, questa volta riusciamo a sentirla. Buon pomeriggio dottoressa! Buon pomeriggio, mi sentite? Sì, adesso la sentiamo perfettamente. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi per avermi ospitato. Eh, partiamo subito con le domande per entrare nel vivo della trasmissione. Cosa si intende per apnea ostruttive del sonno e quali sono i sintomi pre, eh, predittivi di tale condizione? Ok, partiamo subito eh, spiegando che cosa vuol dire apnea. L'apnea è un mancato passaggio di aria attraverso le vie aeree superiori. Rientra a far parte di una patologia che è l'OSAS, l'abstractive la sleep apnea syndrome, cioè la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, che rappresentano sicuramente il più comune disturbo respiratorio nel sonno. Da che cosa è causato? È causato proprio da questa ripetuta occlusione delle vie aeree superiori associate a una desaturazione estemoglobinica, che cosa vuol dire? Riduzione dell'ossigeno nel sangue. Questa occlusione può essere totale e quindi abbiamo l'apnea, ma può anche essere parziale. In questo caso parleremo di ipopnea. La durata dell'apnea, per essere patologica, deve superare i 10 secondi e deve essere accompagnata a una riduzione dell'ossigeno nel sangue. Per capire l'importanza di questa patologia è necessario fare, parlare di qualche numero, perché dobbiamo dire sicuramente che l'OSAS ha una prevalenza nella popolazione generale del 4% per i maschi e del 2% per le femmine e quindi eh, si nota come è più prevalente nei maschi rispetto alle donne. E l'altra cosa importante è l'incidenza. Di solito compare tra i 40 e i 60 anni. Questo diciamo è una piccola premessa per poter capire di che cosa stiamo parlando. E poi mi chiedeva i sintomi. Per quanto riguarda i sintomi predittivi, Uh, due sono importantissimi, sono i sintomi che dobbiamo tenere in considerazione, di cui il primo è la sonnolenza diurna, che è sicuramente il più importante, tant'è che rappresenta sicuramente il 70% delle cause della sonnolenza di, di, di sonnolenza diurna sono da attribuire proprio all'OSAS. Questa sonnolenza diurna di può essere addirittura tale da complicare l'attività lavorativa, la normale vita diciamo sociale. L'altro sintomo importante è il russamento, russamento che in realtà non è un sintomo ma è più che altro il motivo che spinge il paziente o il congiunto del paziente ad andare dal medico, perché il rumore è così forte durante il sonno che è diciamo fastidioso. Questi i principali sintomi, a questi si possono associare i risvegli. Addirittura il risveglio può essere tale da essere caratterizzato come una sensazione di soffocamento. Consideri che a questo soffocamento si innesca una situazione di panico che peggiora lo spasmo a livello dei muscoli delle vie superiori, che mi peggiorano l'apnea. Poi ce ne sono altri, anche se eh, comunque importanti, come la cefalea al risveglio, la cefalea al mattino, eh, questo mal di testa appena ci si sveglia, un sonno poco ristoratore, disturbi della memoria, dell'attenzione, della concentrazione mh, e poi anche altri disturbi come le nuresi, quindi lo stimolo ad andare in bagno durante la notte, eh, disturbi sessuali come ad esempio calo della libido impotenza. Ci sono tutti un'altra sintomatologia legati alla riduzione dell'ossigeno nel sangue, ma i principali rimangono la sonnolenza diurna e il russamento, sicuramente. Ok, quindi ci possono aiutare eh, coloro che condividono con noi, diciamo, la notte in modo tale da capire che esiste questo problema, perché magari chi ne ha affetto delle volte non, non lo percepisce subito di avere un problema del genere. Quindi, perché comunque eh, sì eh, al, al di là del fatto che la la respirazione si può interrompere, ci si può svegliare, però gli altri sintomi che lei ha elencato effettivamente possono essere anche causati da altre patologie, in questo senso qua, il coniuge che porta esatto apne... dal medico. Ok, e per quanto riguarda appunto queste apnee, eh, nel caso in cui vengano trascurate, eh, quali possono essere le conseguenze? Allora, l'OTAS quindi le apnee. Sono da considerare come un fattore di rischio della stessa importanza del livello di colesterolo nel sangue. Quindi la presenza di OSAS predispone a malattie cardiovascolari, come per esempio l'infarto del miocardio, ma anche a patologie aterosclerotiche, come per esempio diciamo, l'ostruzione a livello dei vasi epiaortici, quindi le arterie più importanti che portano il sangue al cervello, e, di conseguenza un'altra uh, un patologia importante in questi pazienti uh, affetti da apnea è proprio l'ischemia cerebrale. Queste sono sicuramente le patologie più importanti, le conseguenze più importanti eh, chi, che si rivedono chi, nei pazienti affetti da OSAS. Poi abbiamo anche un'ipertensione arteriosa, soprattutto di notte. Si notano mh, al monitoraggio pressorio questi picchi pressori notturni che difficilmente rispondono alla terapia farmacologica. Aumento anche di indici della flogosi, mh, la VES, la PCR, le interlochine. Tutte queste sono, diciamo, conseguenze dello stress ipossico intermittente che si ha durante il riposo notturno. Ok, dopo um, aver detto quindi quelle che, posson quelle che possono essere appunto le, le conseguenze di questa patologia, adesso passiamo a, a quelli che sono i rimedi che esistono per questa patologia, soprattutto per le forme medio-severe. Quali rimedi esistono? Questa è una domanda molto pertinente perché sicuramente la terapia più efficace nelle, terap nelle forme medio severe di OSAS, in realtà forse l'unica terapia efficace è la CPAP. Che cos'è la CPAP? La CPAP rientra eh, nel mondo dei ventilatori polmonari che hanno un'azione meccanica sulle vie aeree, cioè impediscono la chiusura delle vie aeree. È proprio grazie a questo flusso inspiratorio di aria che noi riusciamo ad avere un supporto ventilatorio e quindi evitiamo l'apnea e quindi evitiamo tutto quel meccanismo mh, che si innesca con la riduzione dell'ossigeno. Questa è sicuramente la terapia di elezione, quella più importante per le forme medio-severe. Per, diciamo, per queste forme, non ci sono altre terapie ehm, diciamo, polmonari al, al trattamento di OSAS. Ok, al di là di quella che è appunto la terapia per le forme medio gravi, eh, abbiamo, lei ha dei consigli da dare per chi soffre di questo disturbo? Se esistono delle accortezze per migliorare la respirazione e prevenire così il problema delle apnee notturne? Sì, e ce ne sono anche tanti, soprattutto per le forme leggere, quelle che di solito non vengono trattate con la CPAP, eh, sono innanzitutto da ricondurre allo stile di vita. Sicuramente la prima cosa che bisogna fare è ridurre, ridurre il peso corporeo. Un calo ponderale è necessario. Poi eh, migliorare lo stile di vita, quindi evitare il fumo, l'assunzione di alcol soprattutto nelle ore serali, ehm, a sospendere alcuni farmaci neurologici che possono peggiorare le apnee e la correzione di alcune patologie eh, come l'ipotidoidismo. Questi diciamo, sono i consigli da dare a tutti i pazienti che riferiscono un quadro diciamo, di russamento. Eh, possiamo anche consigliare una terapia posizionale, cioè dormire sul lato e non supino, perché purtroppo la posizione supina peggiora le apnee perché c'è lo scivolamento della lingua all'indietro che quindi mi, mh, peggiora l'ostruzione delle vie aeree superiori. Poi ci sono altre terapie, però non hanno un supporto scientifico, come per esempio la stimolazione elettrica di alcuni muscoli delle vie aeree superiori, ehm, alcuni device orali, però diciamo, per, non hanno diciamo, trovato mh, significatività a livello scientifico. Va bene, la ringraziamo per i suoi consigli e per questo suo intervento. E noi la salutiamo e dato che lei ha parlato appunto del fattore peso, passeremo infatti nella seconda fase a parlare con una nutrizionista. Noi le auguriamo una buona serata e la ringraziamo per essere stata qui con noi. Grazie a voi gentilissimi, arrivederci. Arrivederci. Abbiamo parlato con la apneomologa dottoressa De Rosis, adesso invece parleremo con una nutrizionista perché abbiamo visto che tra i fattori che incidono fortemente su questa patologia c'è anche il peso, ma cercheremo di capire quali sono gli alimenti che possono condizionare anche le apnee notturne e questo lo faremo assieme alla dottoressa Eleonora Vecchio. E vi presento la dottoressa Eleonora Vecchio, laureata nel 2007 con lode in scienze biologiche presso l'Università della Calabria ha conseguito in seguito il titolo di dottore di ricerca in oncologia molecolare presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, dove ad oggi lavora come ricercatrice scientifica nell'ambito della biochimica, con numerose pubblicazioni scientifiche all'attivo, oltre ad esercitare la professione di biologa nutrizionista. Nel 2020 acquisisce con il massimo dei voti il titolo Master di secondo livello in gestione integrata della riproduzione umana. A approfondendo i suoi studi sull'alimentazione e, e la nutraceutica nell'infertilità femminile. Buon pomeriggio, dottoressa Eleonora, mi sente? Buon pomeriggio, sì, sento benissimo. Perfetto, noi la ringraziamo per aver accettato il nostro invito e le pongo subito le domande eh, per entrare nel vivo un po' della trasmissione. Certo. Obesità e sovrappeso come possono interagire con le apnee notturne e quanto è fondamentale la riduzione del peso nei pazienti che soffrono di questa patologia. Bene, le, le apne notturne, eh, come abbiamo già inteso, sono eh, uno dei disturbi tipici delle apnee ostruttive del sonno e rappresentano un disturbo abbastanza diffuso nella popolazione. Queste possono provocare un rallentamento o addirittura un'interruzione della respirazione durante il sonno e questo fenomeno lo troviamo maggiormente proprio nelle persone in sovrappeso e nelle persone eh, obese. The cat sat on the Eh, proprio in questi soggetti, infatti, aumenta il rischio di, di infarto perché anche molto spesso correlato a varie eh, patologie di, del tipo metabolico, come per esempio il diabete, ma anche ipertensione o eh, comunque malattie cardiache. In eh, soggetti, obesi o in sovrappeso, ehm, le principali man manifestazioni eh, tipiche eh, che rappresentano, questo disturbo sono proprio eh, la, la presenza di insonnia, una scarsa eh, concentrazione durante il giorno e eh, caratteristica più evidente è quella proprio di eh, russare molto durante la notte. Quindi eh, sia l'obesità che il sovrappeso sono da considerarsi tra le principali cause che favoriscono l'insorgenza delle apnee del sonno, tra le altre, come ha già eh, elencato la dottoressa prima, le ostruzioni proprio di tipo anatomico, eh, delle alte vie respiratorie, ma anche abuso di determinate sostanze come bevande alcoliche, ma anche i sonniferi. E proprio nelle persone obese il momento più critico per l'apparato respiratorio è durante il sonno. Infatti già normalmente tutti noi durante il sonno respiriamo meno bene, ma in questi soggetti ciò è più evidente, proprio perché per la presenza di, del grasso presente a livello del collo che ne aumenta la, la circonferenza e ne amplifica il fenomeno di chiusura delle vie aeree, per cui ciò lo trasforma in una vera e propria patologia. Ed è proprio alla domanda che mi hai fatto uh, in precedenza sul fa su come possa essere importante la riduzione del peso, ti rispondo che questo è proprio fondamentale. Perdere peso e gestire la dieta in maniera uh, corretta con l'aiuto di uno specialista è una delle principali forme di, di trattamento di, di questa patologia. Lei ha parlato anche di alcune cose da evitare, ha citato appunto gli alcolici, ma esistono dei cibi da evitare eh, appunto per, eh, che incidono in qualche modo su questa patologia? Certo, eh, gli alcolici infatti sono proprio in primis sconsigliati proprio perché sono bevande che eh, proprio l'alcol di per sé è considerato l'eccitante più potente per il cervello, perché? Perché altera totalmente il circolo circadiano e non permette proprio che l'individuo riesca a dormire in maniera salutare. Inoltre cosa va evitato? Vanno evitati i pasti abbondanti, eh, soprattutto nella fase 6. E evitati proprio spuntini notturni, ma anche un'alimentazione che eh, deve limitare eh, la presenza di grassi saturi come per esempio il burro, ehm, l'olio di palma, i formaggi grassi, eh, fritture, soprattutto sempre parliamo dei pasti serali. Prodotti industriali, ma anche eccesso di, di proteine come affettati sotto forma di affettati, carni grasse, e evitare anche i cibi ricchi di zuccheri aggiunti e cibi molto salati. Ok, finora abbiamo parlato dei cibi comunque da limitare o evitare la sera, perlomeno, ma sì. esistono invece dei cibi che lei consiglia per affrontare in qualche modo, che possono aiutare in queste situazioni. Eh, sicuramente esistono dei cibi consigliati eh, di cui, eh, bisogna, che bisogna privilegiare. In, eh, innanzitutto i cereali integrali perché? perché i cereali integrali eh, contengono uno specifico amminoacido il triptofano che favorisce la sintesi di un neuromediatore che è la serotonina fondamentale proprio per il benessere e il rilassamento e quindi il sonno profondo eh, altri cibi consigliati ancora sono la frutta secca eh, frutta fresca volevo dire ehm... Cibi ricchi in fibre, quindi verdure, e comunque in generale alimenti che sono altamente digeribili, come per esempio il grano sanaceno, la quinoa, e molto a volte sono anche possono essere d'aiuto le tisane, come la valeriana, la camomilla che migliorano la qualità del sonno. e Una curiosità anche eh, l'utilizzo di oli essenziali come per esempio la lavanda, eh, che ha effetti antinfiammatori eh, su, sulle vie respiratorie. Infine, una dieta ricca di antiossidanti può eh, aiutare a mantenere sotto controllo quello che è lo stato infiammatorio delle vie respiratorie, quindi, un valido aiuto per un approccio nutrizionale adatto a questo tipo di, di patologia. Al di là di questa patologia in particolare, proprio per aiutare il sonno invece in generale, perché comunque sì, questa patologia causa l'interruzione del sonno proprio perché ehm, c'è l'ostruzione delle vie aeree e quindi ci si risveglia, però per aiutare in generale il sonno c'è qualche consiglio da dare per quanto riguarda gli alimenti da eh, favorire piuttosto che quelli da evitare. Sì, innanzitutto c'è da dire che l'alimentazione in generale ha un chiaro effetto sul sonno, ma è anche vero il contrario: ossia, chi eh, dorme bene mantiene ancora con più facilità il peso forma. E studi scientifici hanno dimostrato che. Ehm, il nostro sonno non è altro che la conseguenza di ciò che noi mangiamo e quanto mangiamo, so soprattutto durante il pasto serale. Proprio la cena, infatti, dovrebbe avvenire innanzitutto eh, in, diciamo, almeno un paio d'ore prima eh, di andare a letto. Proprio perché dobbiamo favorire quella che è una corretta digestione, quindi non andare ad inficiare su quella che è la qualità del sonno. E quando parliamo di alimentazione corretta non possiamo che non citare la, la dieta mediterranea. Infatti è proprio eh, la il tipo di alimentazione eh, d'elezione eh, che porta eh, benefici. Non soltanto eh, abbiamo, si è visto già in che eh, chiaramente nella le, letteratura scientifica che può portare benefici eh, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari e anche il rischio oncologico, ma ci sono molti studi a favore di questo tipo di alimentazione che eh, eh, aiuta appunto a prevenire quelle che sono le patologie legate al sonno, per cui tutti i cibi che abbiamo elencato prima sono sicuramente di aiuto eh, per migliorare appunto la qualità del sonno, in particolare come abbiamo detto, i cibi ricchi di fibre, eh, cibi anche che aiutano in generale a rilassare le diverse funzioni dell'organismo, come possono essere cereali integrali, eh, ma anche ortaggi come il radicchio rosso, la zucca, le rape, anche le uova bollite eh, rientrano in questa categoria di, di cibi. Eh, Diciamo nella categoria invece di quelli sconsigliati, oltre a quelli elencati in precedenza, c'è da ricordare che sono da evitare durante il pasto serale eh, cibi eh, che hanno un effetto eccitatorio, quindi eh, come le spezie, il caffè, il tè, il cioccolato e i cibi piccanti sono quelli che per eccellenza favoriscono l'insonnia. Ok, quindi evitiamo il cioccolatino dopo cena. Il messaggio che si lanciamo va bene. Noi la ringraziamo per essere stata qui con noi e grazie, grazie soprattutto per il suo intervento e i suoi consigli. Grazie a voi. Le auguriamo una buona serata. Grazie. Dopo aver salutato la dottoressa vecchio, io vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti. Potete consultare quotidianamente il nostro sito www.ecodelloionio.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie della sibaritide del pollino. Inoltre vi ricordo i prossimi appuntamenti, il caffè dell'eco alle 15.30 e l'eco in diretta alle 19.30 sabato. Ehm, io vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 17.30, sulla pagina Facebook. Dell'Eco dello Ionio e vi auguro una buona serata.